Benvenuti in questa nuova playlist. A partire da oggi andremo a vedere tutte le posizioni di una buona guida in fuoristrada. Come avrete capito, nei prossimi video parleremo dei fondamentali della guida in off-road. Sempre in questa location casalinga, o meglio nel giardino, visto che la quarantena ancora non è finita, andiamo a vedere subito la posizione corretta. Ovviamente lo faremo sempre step by step. Prima regola, in fuoristrada si guida sempre in piedi, o perlomeno nel 99% dei casi. Quindi andiamo subito a vedere la posizione giusta, ma a partire dai piedi. Per quelli che hanno già visto il video della posizione di guida su strada, in fuoristrada vedremo che le differenze non sono poi molte. I piedi, quando siamo in piedi, scusate il gioco di parole, fondamentalmente saranno nella stessa posizione di quando dobbiamo guidare da seduti, quindi non in fuori, non in centro, ma sempre un po' più arretrati, perché così avremo la possibilità di arrivare quanto più velocemente possibile ai comandi. Saliamo un po' più su, le gambe non devono stare dritte e rigide, bensì leggermente curve, pronte ad ammortizzare tutti i colpi o gli ostacoli che andremo a prendere durante la guida. Un consiglio per metterci nella posizione corretta è quello di tenere le ginocchia sopra le pedane o sopra i nostri talloni. Se riusciamo a tenere questa posizione, vedremo che anche il nostro corpo sarà nella posizione giusta. La posizione giusta deve essere quindi con le gambe serrate sulla moto, leggermente più indietro. Questa è la posizione di navigazione, quindi quando non saremo in piena accelerata o in piena frenata, bensì durante la marcia. Sguardo sempre all'orizzonte. Anche nella guida in piedi, come nella guida da seduti, i gomiti devono rimanere più larghi per permettere tutti i movimenti che occorrono fare durante la guida. Se teniamo i gomiti stretti, avrò meno movimento e meno elasticità del corpo, quindi gomiti larghi. Serriamo bene il manubrio e teniamo sempre due dita o un dito sui comandi frizione e freno. In fuoristrada ci troveremo spesso a dover cambiare posizione. Le principali posizioni sono quando accelereremo, ci sposteremo in avanti per consentire alla moto di scaricare quanta più potenza possibile, e manterremo sempre l'avantreno saldo e ben preciso sulla traiettoria. In frenata il movimento sarà il contrario. Mi sposto indietro, andrò a sfiorare la sella o addirittura a sedermi se la frenata è molto brusca. Questo per alleggerire l'avantreno e poter aggredire il freno anteriore, perché anche in fuoristrada all'80% useremo il freno anteriore per fermare la moto e aumentare il grip sulla gomma posteriore per evitare che col fondo scivoloso o comunque sporco del fuoristrada vada a bloccarsi la gomma posteriore. Una volta iniziato il nostro giro in off-road, a un certo punto le velocità potrebbero aumentare. Quindi, per mantenere una posizione corretta, io dovrò indietreggiare. E più la velocità aumenta, più io dovrò premere sulle pedane, tenere ben saldo il manubrio e indietreggiare verso il parafango. Questo perché quando inizieremo ad andare troppo veloci, potrebbe verificarsi che gli ostacoli li vedremo all'ultimo momento o addirittura potrebbero essere coperti da vegetazione, erba o la polvere di chi ci precede. Quindi devo indietreggiare per mantenere l'avantreno leggero. Più leggero possibile, più premo sulle pedane, più tiro sul manubrio, più l'avantreno si alleggerisce. Quindi in caso di un ostacolo visto tardi o magari non visto, sarà più facile affrontare lo stesso ostacolo. Per quanto possa sembrare un discorso di forza, noi non dovremo mai forzare sulla moto, bensì utilizzare la tecnica giusta. Utilizzando la tecnica giusta, la moto farà quello che vogliamo. Se invece andiamo a forzare il movimento, diventerà faticoso e a volte controproducente. Quindi guidare in piedi, oltre che rendere tutti i nostri movimenti molto più efficaci sulla moto, quindi riusciremo a spostare il baricentro e trasmettere quindi la forza alla moto, riusciremo anche ad ammortizzare meglio. Poi andremo a vedere più avanti
Probabilmente quando finirà la quarantena andremo a vedere come utilizzare le gambe per sorpassare un ostacolo, ma anche perché da questa altezza riusciremo ad anticipare quanto più possibile ostacoli, curve e quant'altro. Non voglio mettere molta carne al fuoco, perché come su strada anche il fuoristrada è pieno di sfaccettature e le tecniche è importante che diventino nostre e automatiche. Per oggi il video finisce qui, se non vi siete iscritti al canale iscrivetevi, mettete un like se vi è piaciuto il video e soprattutto scrivete nei commenti le vostre opinioni. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!